passiamo, anzi rimaniamo sempre in ambito, diciamo, sanitario, e diamo la parola al dottor Franco Rovelli, professore di immunologia all'Università di Torino, dal 2002 direttore del laboratorio di immunologia dei tumori, centro di ricerca medicina sperimentale, città della salute e della scienza di Torino. Eccoci, benvenuto. Le chiederei di avvicinarsi verso il cubo blu, che è il suo. Si vuole accomodarsi. Si vuole anche accomodarsi, così si facciamo. L'idea in realtà oggi è l'importante. Leggiamo perché ci atteniamo a questo, poi sarà più bravo di noi. L'importanza della ricerca scientifica per comprendere la realtà come cardine per la formazione delle giovani generazioni, come forza trainante dell'innovazione. Su questo ci siamo. Siamo d'accordo. Quindi, grazie. Grazie a voi. Grazie. No, ecco, non ho chiesto invece l'oggetto. L'oggetto portato. Che è difficilissimo. L'oggetto. Una piastra di plastica a 96 pozzetti per rilevare anticorpi spia per la diagnosi del tumore al pancreas. Sì. Allora, difficile, ma ne vale la pena. No, ma è molto semplice. È uno strumento, è un prototipo industriale di un risultato scientifico, e questo kit sostanzialmente serve a catturare anticorpi che sono presenti nel siero, nel sangue di pazienti che possono avere il tumore pancreatico, e quindi funzionare come una possibile spia diagnostica per predire la presenza di questo terribile tumore, un problema molto grosso di diagnosi. Questo è solo, diciamo, il risultato di un trasferimento tecnologico di studi che sono iniziati nel 2002 nel mio laboratorio, molto sofisticati, molto complessi, dove abbiamo cercato di capire la biologia e la patologia del tumore pancreatico. E la cosa importante è che questi studi hanno coinvolto più di 20 ricercatori, tutti giovani, tutti precari, con varie expertise, quindi biologi, medici, farmacologi e di vario tipo. E questi studi sono di molto importanti perché hanno generato 3 brevetti industriali, di cui uno è questo qui, un vaccino potenziale contro il tumore del pancreas. Hanno prodotto una quarantina di pubblicazioni su riviste internazionali ad alto impatto, hanno generato quasi 2 milioni di euro di finanziamenti, sia pubblici sia privati, e la cosa che colpisce è che di tutte queste persone, circa 20 persone, una sola, alla soglia dei 40 anni, è riuscita ad entrare come avere una posizione universitaria, e tutti gli altri, alcuni di questi sono emigrati, sono andati fuori, e la maggioranza invece continua a essere precaria oppure ha scelto altri mestieri, si è dedicata all'insegnamento. Quindi è un problema grosso di dispersione di personale con alte competenze. Abbiamo anche fatto una startup che trasferisse, diciamo, a livello del mercato queste competenze, che sarà possibilità ad alcuni di questi giovani di potersi comunque avere un'attività. E naturalmente questo va benissimo, ma quello che succede è che, come per quanto riguarda la ricerca di base, e quindi che è stata la cui possibilità di ricevere finanziamento è stata ultimamente decimata, se non ci sono quasi più fondi pubblici, la stessa cosa succede per la ricerca, diciamo, traslazionale o di insomma, tecnologica. Anche qui non ci sono investitori, venture capital in grado di spingere su questi possibili prodotti. Quindi la mia conclusione è che il mio invito è al Partito Democratico soprattutto di fare una battaglia per affermare la centralità della ricerca scientifica, perché questa è una leva importantissima per la trasformazione del paese, e cercare di fare questa battaglia in maniera che la società capisca che senza questa leva non si può migliorare la nostra vita, non si può avere sviluppo. Abbiamo una domanda che abbiamo pensato proprio su questo discorso che diceva prima dei finanziamenti. Come vede, quanto vede di ritardo nella nostra regione, nel nostro paese, sul fenomeno dei venture capital, sul fenomeno delle start-up?
io le parlo nel senso che anch'io ho una startup, anch'io ho fondato l'azienda, quindi so in un certo senso cosa va incontro e cosa è, che ritardo abbiamo nella regione. Però le chiedo quanto secondo lei abbiamo di distanza dalle altre realtà europee, dico Londra, Berlino o Madrid adesso? È una distanza piuttosto elevata. E qualsiasi un'iniziativa come questa verrebbe facilmente finanziata in qualsiasi altro paese europeo. Perché poi in realtà non sono investimenti particolarmente. E in Italia c'è un grosso problema di questo tipo, cioè non ci sono investitori e ultimamente anche con la contrazione dei finanziamenti da parte della regione ci sono grosse difficoltà, cioè dobbiamo rivolgerci fuori, però rivolgersi all'esterno significa cambiare sede, gli investitori dicono bene, vuoi andare in Danimarca, allora vieni a mettere la tua startup in Danimarca, questo è il problema, questo è un problema molto grosso. Grazie.